Eccolo qua, il nuovo campione di Super Strike, Enrico Lazzaretti. Complimenti, complimenti vivissimi. Sono proprio costretto. Bravo, Lazzaretti. Oh, Tobru, cerca di staccarmi, va bene la democrazia, ma le zampe a posto. Scusa. D'altra parte, sai, quando Lazzaretti sei forte. Sedetevi, non è ancora finito. Bene, spero anzi che gli esperti siano un po' più cattivelli con me, se no non mi diverto. Anche se devo dire, insomma, ci hai fatto penare un po' tutti, eh? Veramente fai venire il mal di cuore, non solo agli amici che sono in studio, ma anche al pubblico che ci segue da casa. Comunque, 40 milioni sono tuoi, è stato uno spettacolo, direi, estremamente entusiasmante. Questo è il vero show, rimanere sul filo del rasoio. Dunque, però, è una cosa da ricordare, che tu non sei un tifoso, non sei un passionale, ma... uno sportivo. Ecco, uno sportivo, un tecnico, un teorico del calcio. A questo punto, prima di andare via, vuoi salutare qualcuno? No, beh, non saprei, veramente. Ma adesso far modesto, io sono convinto che un personaggio interessante come te ci avrà, eh? Un giro di donne pazzesco. Magari sì, volevo salutare le mie compagne di classe. E in particolare Sharon Zampetti. Poi, questo Lazzaretti mi esalta. Buongiorno! Enrico! È stato grande! Grazie, grazie, lo so, ho avuto un indice d'ascolto superiore a Raffaella. Senti, sul calcio lo sappiamo sei formidabile, ma come hai fatto a rispondere a tutte quelle domande sull'attualità? Ho studiato. Giuro. Non lo dite in giro, mi raccomando, che mi rovinate, eh. Uetto tipo, offro da bere a tutti. Ciao campione, ti abbiamo visto ieri sera fare il buffone alla TV. Ma perché non ci andate anche voi in TV? A viva le donne, nella prova della seduzione non ci avreste rivali. Cretino. Allora, mecenate, hai visto? Grazie a me hai avuto pure tu il tuo momento di celebrità. Ti ringrazio, ma quando arriva il momento dei conti, è da tempi ne rischia tutto che io sto segnando, segnando e segnando. Non sarebbe il caso di fare un piccolo ritocchino? Sai quanto siamo? 448.800, senza contare le cose che loro hanno preso oggi, non so se tu hai capito. Ah, così mi tratti. Ah, così mi tratti. Così mi tratta. Così segna, segna in conto e segna pure questi. E ricordati che le prossime telefonate le farò coi gettoni d'oro. Chicco, lo sai come morì chi vi stai sperando? A Montecatini. A Montecatini. Ancora telefoni a Sharon. Ma non hai capito che non te la passano? Quanto scommetti? Pronto, sono Enrico Lazzaretti, il campione di Super Strike. Potrei avere l'onore di parlare con la signorina Sharon Zampetti, per cortesia? No, non è possibile! Zampetti! Zampetti! Ma stai calmo, Biancaneve, cosa ti agiti? Sembri Bob Marley, chi sarà mai? È il campione di Super Strike! Chi, Lazzaretti? Sì. Dai qua, ma quando telefono a VIP tu devi correre come Carl Lewis! Pronto? Oi, la Lazzaretti, come va? Sì, sono il papà di Sharon. Ah, senti, innanzitutto ieri sera complimenti, sei stato fortissimo. Oddio, deve essere come parlare in diretta con la Carrà. Senti, Lazzaretti, facciamo una bella cosa, perché non vieni a colazione da noi oggi? Sì, sì, sì. Io e la mia signora saremo molto felici di conoscerti. Vado a preparare. Vai, 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 vai. Sentilo, sentilo, dice che lui e la sua signora sarebbero onorati di conoscermi. Ma che ti invita a colazione? No. Va bene, allora accetto. Ah, sì, vuoi parlare con Sharon? Adesso te la chiamo. Sharon, prendi il telefono che c'è il campione in linea. Fatto? Oh, Sharon, mi raccomando, non mi chiamare mai Chicco davanti ai tuoi. Sennò questo diventa invito a pranzo con delitto. Mi raccomando, Ciao, ciao. Ale... A proposito, ma oggi alle 3 non hai un appuntamento? Porco Giuda, c'è la Roma. C'ho pure i biglietti in tasca. Come si fa a rinunciare alla Roma? Certo che è una scelta difficile, eh. Sai che ti dico? Vado dagli Zampetti e alle 2.40... Sono Zampetti. Molto piacere, Lazzaretti. Lazzaretti, lei mi sta gasando, eh? Perché?
Come perché? Un giovanotto che si presenta con un carro Opel Corsa significa che ha una visione del mondo esaltante. Del resto, come vede, anch'io sono proprietario di un ammiraglio. E mi creda, io non sono un fesso. Neanch'io, Lazzaretti, lei mi piace. Venga, venga. Senta, ma è la chiusura centralizzata? Ma certo. E anche l'alzacristalli elettrico? È ovvio. Lei mi esalta, Lazzaretti. Bravo, Lazzaretti. Le piace la colazione? Ottima. Sai, sono tutti prodotti della nostra ditta. Ne vuole ancora? No, no, grazie. Ma mangia ancora qualcosa, dai, è appena toccato il secondo. Ah, perché questo è il secondo. Pensavo che eravamo ancora agli antipasti. Mi perdoni se sono indiscreta, ma perché guarda continuamente l'ora? Ha fretta? No, è che alle 3 c'è una conferenza alla quale non posso proprio mancare. Interessante. E dove si svolge? È un convegno. Su che argomento? I conti Tancredi. Dei nobili! Mi esalta! Pronto, buongiorno, sono Massimo Conti. Potrei parlare con Chicco? Sì, sì, Chicco Lazzaretti. Sì, un attimo, prego. C'è un signore che chiede di parlare con il signor Chicco. Chicco? Ma quale signore? Sarà un altro delinquente come lui. Questo qui adesso fa telefonare anche gli amici? Ci parlo io. Pronto, chi parla? Chi? Lei vuol parlare col signor Chicco? Guardi, allora telefoni o in questura o allo zoo. Qui risponde Casa Zampetti. E noi siamo a colazione col signor Lazzaretti. Di conseguenza, lei è pregato di non rompere le cosiddette balls. Fine messaggio. Poi forse la capì. Senti un po', Lazzaretti, ma tu lo conosci quel Chicco lì? Beh, sì, di vista, è un briccone. Sì, molto briconcello, Chicco. Come avrei capito questo elemento, sta patinando sul filo del vaffa e non è che mi dia molta libidine. Lo so. Cioè, lo immagino. Sì, però ha un certo fascino. Ma quale fascino? Stai zitto tu quando parla il papi. Il fascino alla Lutri, il solista del telefono. Scusa, la sai, Lazzaretti, sarà la febbre. Io comunque sono per la libertà d'opinione. Ah, sì? Giù la maschera, ti ho riconosciuto. Tu sei Chicco. Quale Chicco è Chicco? Io sono il campione di Super Strike. Poche storie, Chicco. Se tu vuoi che io stare zitto, tu paga la percentuale a me. Va bene, ti pago la percentuale. Poi ci mettiamo d'accordo, Ciao. Tu non hai capito proprio niente. Già pronto, contrattino. Tu fermare, io stare zitto. Il 25%. Ah, io lavoro in televisione e tu prendi soldi e scappi. Negriero. Come vuoi, io andare da padrone. No, no, aspetta, firmo. Troppo gentile. Chi è? Chicco for Africa. Lazzaretti, rimanga. C'è la Roma che gioca in TV stasera, per lei che ama il calcio, e poi mi creda, se i lupacchiotti perdono, grandissima libidine. Riparte la Roma in contropiede. Desideri sulla fascia centrale del campo porta avanti la palla. Apertura sulla destra per l'instancabile Tovalieri. Tovalieri palla al piede, supera un avversario. Cross al centro per la corrente di Carlo. Tiro al volo con palla che lambisce il montante alla destra di Paolo Conti. Non sapevo che davano la Roma in TV. Pensa tu di quei cretini che ha comprato il biglietto. No, invece qui belli freschi a guardare la tele. Scusi, ma perché cretini? Ma come perché cretini? Non mi dirai che uno che paga il biglietto per vedere la Roma è furbo o intelligente? Beh, a me il calcio piace sempre, qualunque squadra giochi. Sì. Bravo, è un piacere vedere la partita con un tecnico imparziale come te. Si appresta a battere Iorio. Tiro, palla che passa in mezzo. Ma vai così! Nulla di fatto per la Fiorentina. Nel calcio quello che conta è il bel gioco, mica il risultato. Ecco la palla che... Bravo, anch'io sono uno sportivo come te. Giannini.
Giannini imposta l'azione su Oddi. Il difensore viene avanti, palla al piede. Oddi fa partire un cross per Pruzzo che gira al volo con palla di poco alta di sopra la traversa. Bene, bravi Pipaioli, continuate così, tanto non segnerete mai. Palla rimessa in gioco. Scusami, sai, mi sono lasciato trasportare un po' dall'entusiasmo. Cerca di superare Giannini. Poi, ma come fai, Sbarbate, a restare così calmo? Quale avanza, palla al piede sulla fascia sinistra, dove arriva con perfetta coordinazione il bomber Pruzzo. Aia! Il portiere sembra ormai battuto, la traversa respinge la palla. Sfera ritorna in campo e Gentile allontana la palla. Ed ecco Desideri. Desideri avanza e converge al centro.